La sfortuna viene dalla bocca e ci rovina. La fortuna viene dal cuore e ci fa onore. È una famosa frase di Nichiren Daishonin, scritta da lui nel Gosho di Capodanno. Il presidente Daisaku Ikeda ci spiega. Un famoso proverbio giapponese dice che la bocca è la radice della sfortuna, ma qui il Daishonin non si sta limitando a offrire un consiglio secolare, sta riferendosi al funzionamento della legge di causa ed effetto. Anche il Buddha Shakyamuni aveva detto una cosa simile. Una persona, quando nasce, ha un'ascia in bocca e se dice parole malsane, con quell'ascia si taglierà le conseguenze del karma negativo che creiamo con la bocca, per esempio con osservazioni sprezzanti, con discorsi diffamatori e con bugie, ci tornano indietro e possono causare la nostra rovina. Questo passo descrive veramente le dolorose sofferenze che ne conseguono e che si manifestano nella nostra vita come mondo inferno. Al contrario, afferma il Daishonin, la fortuna viene dal cuore e ci fa onore. Questo è il principio buddista della felicità, come insegna in la strategia del Sutra del Loto, è il cuore che è importante. Dobbiamo impegnarci per manifestare la buddhità nel nostro cuore e nella nostra vita. Finché manteniamo saldo il nostro cuore nella direzione della buddhità, esso non sarà distrutto o sviato da fattori esterni. Nelle antiche scritture buddiste, uno dei molti titoli onorifici del Buddha Shakyamuni era il felice, e lo scopo del buddismo è mettere in grado ciascuno di stabilire uno stato vitale di assoluta felicità.